Allora, gioco in cui sei una ragazza con i capelli bianchi e ti interfacci con un DS. Calcola fino a 10 e poi potete rispondere. Una ragazza con i capelli bianchi e ti interfacci con un DS. Con un DS. Ah sì, ho capito quale. Posso rispondere? Aspetta un attimo. Vabbè, sì, E... puoi rispondere perché sì. Ah no... Come si Hai chiama? indovinato Lilith! Aspetta, non voglio guardare. Dio, minchia. Allora, sei una ragazzina, capelli bianchi a caschetto, bianchi, no? Corti, sì. Fatta animata, Sì. l'animazione... Non lo Steam Blue, l'altro, Another World, non Another World, Another... Another Paradise, Co... Another Code, Another Code. Però subito ho detto Another, me lo ricordavo, Cristo. Vabbè, non era difficile, dai. Anche perché in quali giochi usi il DS? Però, bella citazione d'autore. Adesso ne faccio Però una io. Lilith... No, tu le fai difficili. Io non ho Vabbè, la io sono di tua... quel livello esperto. No, nel senso come domande, no? Allora, dai, non me la faccio difficilissima, non me la faccio difficilissima. Dunque, fammi pensare, cazzo, quello è difficilissimo. No. Ce l'hai tu una nel frattempo? Se ce l'hai. Allora, no. Non lo so, viene difficile. Allora, ok. Gioco di ruolo, Sì? senza No, leggere. stavo dicendo un'altra cosa, ancora non l'hai detta, quindi. Gioco di ruolo ambientato in una Cina alternativa. Già lo so. Posso Facilissimo. rispondere? Aspetta che rispondo. No, prima facciamo rispondere loro e poi tu Allora, senza tu dici guardare. hanno indovinato, perché Il rispondi? primo che indovina. Come Yakuza Arcade 211. Yakuza è ambientato in Giappone, mica in Cina. Niente, tipo i cinesi e i giapponesi sono tutti uguali, no? Dai, Ma ragazzi. come Yakuza stanno Allora, dicendo? Ragazzi, ma posso vergognatevi! dare un indizio? Allora, un altro indizio lo do. È uscito originariamente sulla prima Xbox. Bravissimo Posso Omvir. dirlo? Era, sì. Jade Jade Empire. Empire. Bravissimo Omvir. Sì. Non era No, difficile. non era difficile. Poi. Allora, ve ne dico una io. Ve ne dico una io. Guardo dai giochi che ci sono là, anche se più o meno mi dovrei ricordare, però. Allora, ragazzi, questo è veramente. Allora, lo volete super mega difficult? Pure tu, secondo me, non lo sai. Però No, se non lo so, no, no, super mega difficult, se. Allora, no. chi la indovina? Giuro, bacio in bocca, ragazzi. Se siete donne potete rifiutare, siete maschi no. Se donne ve lo do io. Vai. Allora, interessante come adesso. Allora, gioco del 1998-97 per PC in cui su delle moto spaziali impersonavate delle donne protagoniste femminili che dovevano comunque anche sparare a mostri, ostacoli e cose. E nel frattempo c'era tutta questa situazione qua. In 3D, forza. Ho detto tutti i dettagli possibili perché è No, difficile. beh, non lo Ho so. detto tutti i dettagli possibili perché è difficile. No, non lo so, ragazzi. Ripeti, ripeti perché... Gioco in cui avete delle moto spaziali in cui impersonate delle protagoniste femminili, ma in realtà non solo, ma su questo dei ricordi un po' labili, e che dovete anche sparare in queste moto spaziali, spazio, moto nello spazio, tipo. Anno 1998. Sì, l'anno d'uscita è il 1998. Mancano 10 Ma secondi. tu l'hai voluta fare super mega difficile, fantastic! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un po' di lag. Basta. Comunque si chiama Forsaken, scritto Forsaken con la K. Forse che non lo conosco. Però non me la ricordavo sta cosa, cioè non mi ricordavo un cavolo. Cioè, nel frattempo ho cercato di pensare ad altro. Vabbè, no, è che mi vengono in mente tutte cose troppo facili da capire. Eh?
Niente, ragazzi, questa era difficile. Questa era difficile, difficile, difficile. Aspetta, mi posso alzare per vedere meglio i giochi? Perché sì. Non vedo un cavio, sì, un sì. Caviolo. Ah no, aspetta, questa qua. Allora, indovinate. Anche devo aspettare. Sì. Un gioco. Ma forse che ha delle navicelle, sì, ma... C'era la particolarità delle moto navicelle, insomma, l'ho detto proprio... una cavolata. No, l'ho detto proprio per dare un dettaglio facilmente comprensibile, perché navicelle, ragazzi, che cosa sarebbe cambiato se avevi detto navicelle? Allora, un gioco. Me lo sono scordato. Vai, vai, dillo. Me lo sono dimenticato, cioè lo stavo dicendo. Assurdo, incredibile. La donna era una modella in copertina, non un protagonista. Sai che Pascudo 9503 potrebbe avere ragione, però io l'ho detto sempre per farlo capire, perché non l'avrà giocato nessuno, quindi probabilmente avrete visto la copertina, magari i più grandicelli di voi. Aspettate, no. Aspettate, perché può essere che Pascudo ha ragione, abbia ragione. Stavo dicendo, cioè, ce l'avevo proprio in mente, ho detto ora io. Ah, ecco! No, non c'era la copertina. Non c'è un cazzo di femmina nella copertina. E neanche dietro. E io mi ricordavo che fosse nel gioco. Comunque. Sì, ragazzi, c'erano nel gioco le donne. Non erano solo donne, però io l'ho detto per farlo capire meglio. È del 98, il 98. No, no, questa è la versione. Ah, tu dici la versione americana aveva la... non lo so, questa è la versione Halifax fatta in Italia. Halifax Digital Bros, tra l'altro, quella a Milano. Quella che faceva le cortine era di Milano. Vai, vai. Vai. Gioco per Dreamcast, sì? Anche. Io ho giocato su Dreamcast, in cui si fanno dei graffiti. Ah, vabbè, facile. Ma non solo, graffiti. Cioè, comunque si fanno dei graffiti. La grafica particolare. Grafica particolare, sì. Se lo scegli. Esatto. Vabbè, l'ho capito, quindi indovinato. Bravissimo, Jaspi 98. Vabbè, anche teoretico. Jet Set Radio, troppo facile. Scusate, è che mi vengono cose troppo facili. Anche perché l'hanno rifatto in versione tipo per Xbox, se non sbaglio, prima Xbox. Mi vengono cose facili, una cosa un po' più... E poi Dreamcast aveva veramente pochi titoli famosi, noti qui in Italia. Perché non voglio fare cose troppo antiche. Io sì. Che poi non vi fanno... Vabbè, allora, avventura bella, grafica in cui impersonate un mago. Oh, facile. Vestito da mago, però è un ragazzo. Ok, vediamo se lo dicono, dopodiché lo dico io. Di bravo, bravo. Anni 90. Sì. È comunque umoristica. L'hanno detto a metà. Tizi 900. Vabbè, sì, dai, l'ha capito. L'ha capito, Simon the Sorcerer. Simon the Sorcerer, vabbè, sì, l'ha detto a metà. Gioco in cui giocavi, esatto. Simon the Sorcerer, vabbè, ha risposto Tizi, dai, Simon ci sta. Loom, però, è un'altra gran bella citazione, mannaggia. Poi, gioco... Io l'ho giocato su NES. Avventura dinamica, il gruppo dell'inizio è un'agenzia che è dell'M17, secondo me l'ho giocato solo io. Aspetta. Gioco del NES. In cui sei un primitivo. Sì. Che può andare sullo skateboard. Cazzo, come si chiama? Vediamo. Ah, vabbè, sì, ho capito. Dai, indovinate. Bravissimo, Squalo 82, Adventure Island. Lo dovevo dire io. Ah, scusa. Beh, comunque sì, Adventure Island non era difficile, era facile. Ma io dico solo cose facili. Avanti, ve ne dico uno io veramente difficile adesso. Io sono il professore bastardo che vi vuole inculare. Allora, non letteralmente, attenzione che ci sono quelli che letteralmente vorrebbero. Dunque, Cristi Dio. Allora... Mamma, io mi devo alzare perché non le vedo le cose. Vabbè, ma qua abbiamo un bordello di giochi. Io pesco dalla... Allora. Ve la faccio. Allora, in realtà secondo me non è difficile, però per molti di voi potrebbe essere, perché è un gioco del 1995, probabilmente non eravate neanche nati. Gioco. Allora, vabbè, avventura grafica. Però non dico una cosa, che se no ve lo faccio capire subito. Avventura grafica
Cosceneggiata da Steven Spielberg. Ah, lo so! Basta qua, vediamo se lo sapete. Lo so! Della LucasArts. Quindi ho ristretto il campo tantissimo. Allora, io nel frattempo mi informo per l'ultimo che vi faccio. Vai. Il mio ultimo e il suo ultimo. Bravissimo Flavio F, bravissimo anche teoretico. Teoretico mi sta dando tante soddisfazioni. The Dig. Bravi ragazzi. Non vedo l'ora di cominciare la serie sulle avventure grafiche, perché ve le vorrei proprio fare vedere, fare scoprire. Ecco, quello sarebbe una run dell'esperto, perché lì ragazzi, veramente, cioè, mi soffermo pure sui dettagli, sulle cose, quello è bellissimo. The Pit è un altro gioco, sì. Vabbè, no, allora questo è troppo... Allora è facilissimo. Bello. Però ve lo rendo difficile, no, perché non mi vengono in mente altre cose che vi posso fare indovinare. Però vi... Senti. Vai. Un gioco in cui potete, volendo, sì? Potete entrare nei... Potete creare i personaggi che volete, tra cui anche Gesù, per dire. E potete entrare nei suoi sogni. Ah, beh, fai. Potrete sposarlo, viverci insieme e farlo starnutire con una piuma. L'abbiamo citato proprio stamattina. Un gioco un ieri, po' ieri. Folle, che cos'è? No, bravissimo. Subito indovinato Sarah Weirder. Tomodachi Life. Che ci segnalata che è. Cioè, un gioco pazzo furioso. Come si chiamava il social fatto di Tomodachi Life? Mitomo. Che però quello non aveva tanto senso, effettivamente. Potevano approfondirlo, infatti è crepato subito, non è che... vabbè, dai, adesso l'ultimo, perché allora gioco che si svolge, gioco del 1997-98, forse 97, sì, 97, e su un treno. Ma la lascio lì, dai, la lascio lì, perché chi mi segue lo sa. Verissimo, beh, bravissimo Joe Barr. Sono troppo bravi però. Sì, è vero. Sono troppo bravi. The Last Express, giusto. Io andrei avanti tipo tutta la notte. Sì, anch'io. Che bellissimo. Forse per il me. Il tempo è una puttana, perché è bastardo. Gioco a scorrimento laterale, Amiga, sì. In cui siete un calciatore che va pure a Venezia. Un calciatore? Siete un calciatore, fate tutto con la palla. Amiga, scorrimento laterale. Ah, ok. Primo che indovina. Ma subito, anche okay, Tag. Soccer Kid? Assurdo, ma sapete tutto, ma siete bravissimi. Allora adesso, allora io già... Ma allora senti, abbiamo testato che sono super bravi, vai difficile. Ma forse che non l'hanno indovinato, però... Però avevi sbagliato. È stato Pascudo che ha dimostrato di conoscerlo. Sì. Perché abbiamo avuto un alterco, no? Nel senso un alterco. Allora, questo è difficile. Scusate, forse abbiamo urlato, il microfono clippa. Forse ho battuto le mani. Sì, abbiamo urlato troppo, sì. Un picchiaduro con i protagonisti bambini. In realtà è facile per chi lo conosce. Che console, se lo dico forse si indovina troppo. Bullish, baby pugno. niente. Bully, no. Picchiaduro, ma Bully è un picchiaduro, signore. Bully non è un picchiaduro, ragazzi. Evil Villains no, non è Pocket Fire. Canis Cane Medit che è sempre Bully. Tekken, ammazza bimbi. Ammazza i bimbi, no. Qualche dettaglio, please. Baby Tekken? No, però. Vi ho dato il dettaglio, eh. Probabilmente non sapete. Baby Mortal Kombat, ragazzi, non siete lontanissimi. Visto i sostenitori dei ristoranti Centri, visto... cazzo però, eh. Ve lo faccio anche vedere, perché probabilmente è qualcosa che neanche conoscete e non sapevate, dici, ma come esiste sta cosa? Sì, oh, bravissimo Jabberwock 84 Virtua Fighter Kids, bravissimo. Era praticamente, ragazzi, era una merda, secondo me era ingiocabile, perché le mosse non si... ve lo faccio vedere. Tu lo conoscevi? No. Guarda. Ma non erano bambini, erano cibi, sì, versione cibi. No, erano... Di dove kids? Significa sì, bambini. Okay, ma per farlo capire come dovevo sì, dire. Sì, in effetti sì. Praticamente, ragazzi,
non era giocabile per un cazzo perché avevano i pugnetti piccoli e quindi le mosse non sembrava che entrassero perché avevano la testa gigante e la testa arrivava sull'avversario prima dei pugni, sembravano dei tirannosauri rex che non facevano un cazzo. Però il colpo andava, e era proprio, dava pochissimo la sensazione di appagamento dovuto alle mosse. Ma io dico, Sega ha pensato, è una buona idea fare questo gioco. Per Sega Saturn esclusiva, si è pensato... È bello geniata, se mettiamo Virtua Fighter, però con i bambini. Cioè, tutti vogliamo vedere dei bambini che si picchiano, esatto. No? No, però attenzione, perché in realtà hai anche ragione tu. Cioè, nel senso, erano gli stessi personaggi Virtua Fighter, versione cibi, versione sì. kids. Però si chiama Virtua Fighter Kids, cioè nel senso l'hanno fatto, hanno detto, ma facciamo i personaggi bambini? Allora, che cosa facciamo come nuovo gioco, Sega, per Saturn? Che ormai c'è la PlayStation alle porte, stiamo fallendo. Facciamo che non ci sforziamo e semplicemente mettiamo una mod e la inventiamo come gioco. Ed erano gli stessi personaggi, però Virtua Fighter Kids. 89.000 lire, ragazzi. 89.000 lire, lit, 89.000 lire, quando nelle lire si metteva lit, certe volte. Sì, ma raramente, perché erano litri. Che allora, spettacolo. L'ultimissimo litri e era basta. LT, mica lit. L'ultimissimo e basta, gioco di ruolo per di 3DS. Sì. Io do forse troppi dettagli, per questo vi viene facile. Gioco di ruolo, per te, cazzo, non si chiude più. In cui non solo potete scegliere la classe, ma anche il mestiere. Gioco di ruolo per 3DS? Sì. E JRPG però? No, giustamente dite Miitopia. No. No, non è Miitopia. Non è di Nintendo, ecco. Bravissimo, Giovar 96, ma lui è Nintendo la situazione. Fantasy Life. Io... Basta, allora l'ultimo tu e basta. Sì, stavo vedendo una cosa talmente difficile che devono morire. Sì, in l'ultima chat. Fagliela super difficile. Devono proprio morire in chat perché come. Allora, vediamo. Cioè, di una difficoltà immensa, proprio immensa. Allora, una difficoltà immensa. Voi siete. Non siete un essere umano e dovete risolvere i problemi di una famiglia. Ah, sì, noi no. Che. Si sta per sfaldare totalmente. Che bello. E lo potete risolvere donando loro la felicità. Che bello, ragazzi. Questo ho dato troppi dettagli. Un po' sì. Non vi dico per che piattaforma è, perché sennò è troppo facile. Quindi, non siete umani e dovete risolvere. RDM, ha indovinato subito. Cibi robo. Sì. Ma siete troppo bravi, veramente, non lo so, non ho parole. Si vede che siete i nostri iscritti, cioè... Raiden, dai! Allora, gioco in cui c'è una famiglia... Gioco in cui c'è una famiglia... Che vive varie peripezie, però legate al tran tran quotidiano. Per PS1. Non era così poco diffuso, In realtà ce l'avevano in molti. Però magari non si ricordano come si chiamasse. Infatti non me lo ricordo. Questa è l'ultima, ragazzi. Chi vince questa, vince tutto. Che voglia dire? Però se cominciate a... Cioè, se continuate a non indovinarlo, vi do un altro suggerimento. Mamma, ha nascosto il mio tran tran quotidiano. Grazie Maximus. Grazie mille Maximus. Tran tran quotidiano. Non ricordo sta cosa, però... Mi ricordo... No, non è The Sims. Anche perché The Sims non è necessariamente una famiglia. Allora, consta... Grazie mille Michelo. Ho già vinto. Tu hai già vinto. Sì, allora, consta di diversi minigiochi. Questo è un altro dettaglio. Legati ai vari personaggi della famiglia. Questo è un dettaglione, signori. Proprio già detto questo, è una cosa... Tra l'altro ne ho parlato in una vecchia puntata di Giochi a Cazzo di Cane. Vecchissima puntata di Giochi a Cazzo di Cane, 2013. Infatti io non l'ho giocato, però... Pollo di famiglia, 3. Dai, Michele.
stato? Il tuo fratello Kids alla fine non indovina. Stanno cercando tutti su Google. Cioè tu non hai capito, stanno cercando giochi con la famiglia, PS1, minigiochi. Difficile. Il gioco di Pippo. No, non è ispirato a nessuna cosa famosa, tipo, ho letto prima Family Guy, cose, no, nessun brand famoso. Proprio nasce così. No, non è WarioWare. WarioWare... Non è una... Poi non è per PS1. Ha indovinato Stratiotes 95. Incredible Crisis, ecco, ora mi sono ricordato. Una genialata, ragazzi, una genialata totale. Vedi, mi ha letto Google, perché non trovi quello che pensa Ryder?